Avere qui in presenza per la terza volta questo terzo seminario che riusciamo a realizzare in presenza. Siamo in parecchi qua in aula, nell'aula C5 di Palazzo Albani e in un bel po' anche che sono collegati, quindi è un grande piacere, nonostante il clima quasi natalizio del 15 dicembre, è ancora più grande il piacere di avere qui con noi Gabriele Ferretti che si è laureato all'Università di Chieti e poi ha fatto il PhD qui da noi, e già durante il PhD aveva ottenuto risultati importanti. Ad Anversa, Hubert Benzsenané ha avuto una cotutela e anche una specie già di assegno di ricerca quasi alla fine del terzo anno di dottorato, e poi ha continuato la sua rapidissima, ascesa, sia come curriculum che come posizioni. È stato postdoc qui da noi, è stato postdoc a Firenze, è stato per un periodo anche a Parigi, e adesso ha la prestigiosissima Von Humboldt Fellow a Bochum, dove sapete che c'è un gruppo di lavoro in filosofia della scienza applicata soprattutto alle scienze cognitive di altissimo livello. E quindi è un grandissimo piacere che Gabriele, tornando verso l'Italia, ha trovato il tempo di passare qui da noi a Urbino e a raccontarci le sue ricerche. Gabriele è uno studioso già molto ben affermato nel campo della filosofia e delle neuroscienze, e oggi parlerà appunto dell'epistemologia legata all'esperienza visiva. Io credo di aver già letto questo paper e non sono d'accordo su niente di quello che dirà. Ah, Grazie. perfetto. Il che è falso perché non è pubblicato. L'ho presentato. No, non l'hai letto, è Era impossibile. Messina, era uno dei padri di No, Messina. no. No, no. Sì, può essere. Ok, buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Allora, innanzitutto grazie mille, un ritorno a casa, no? Quindi grazie per l'invito, sono felicissimo. Entro subito in medias res, così non perdiamo tempo. Ciao anche a tutti gli amici online. Allora, come ha detto Enzo, in questo seminario parlerò un po' di un progetto al quale sto lavorando, che non è solo il progetto per un articolo, ma è anche sia il progetto di un libro che uscirà presto, che appunto la base per alcune grant alle quali sto facendo domanda. Dunque, come leggete dal titolo, il talk è sull'epistemologia della realtà visiva. Spiego subito cosa intendo. Partiamo dall'esperienza quotidiana. La nostra esperienza visiva quotidiana ci dà l'impressione di essere di fronte a un mondo che ci appare reale. Saremmo tutti quanti disposti a dire che siamo in una stanza, visivamente vediamo una stanza che ha delle sedie, dei tavoli, degli oggetti che potremmo chiamare mesoscopici, e siamo tutti disposti ad attribuire loro la realtà, essi ci sembrano reali. Domanda: come la scriviamo questa realtà? Cioè, quando noi vediamo una sedia, un tavolo, un ombrello, cosa deve accadere per far sì che la nostra esperienza di questi oggetti sia un'esperienza di realtà, cioè che essi ci paiano come reali? Notate che, sebbene in filosofia si sia indagato tantissimo, conundrum, la questione della realtà, è stato fatto principalmente, soprattutto in epistemologia della percezione, rispetto a due domande principali. Una riguarda il fatto se possiamo o meno accedere a una realtà esterna, e l'altra è appunto rispetto a qual è la natura di questo accesso. È un accesso rappresentazionale, è un accesso diretto? Quindi tenete in mente queste due domande. Abbiamo accesso? Sì. Di che tipo? In questo talk sto assumendo che abbiamo un accesso alla realtà esterna, una qualsivoglia realtà esterna. Non dirò di più su questo.
Seguirò un framework rappresentazionale, quindi l'idea è che la mente, o in questo caso il sistema visivo, rappresenti gli oggetti al mondo esterno. Quando dirò che il sistema visivo rappresenta, un oggetto O come un Y, equivale a dire che ascrive all'oggetto O la proprietà di essere un Y, per esempio, questo oggetto qui di essere un telecomando. Ok, veniamo alla questione della realtà. La letteratura è una giungla. Come potete vedere, in diversi settori, rispetto a diversi studi, ci si chiede che roba sia questa scrizione di realtà, no? Si va dalla psicopatologia, alla psichiatria, alle allucinazioni, i sogni, l'immaginazione, la visione spaziale, l'epistemologia e chiaramente le realtà virtuali. Ora, una nozione generica ma spesso condivisa è che la realtà abbia a che fare con l'indipendenza dalla mente, cioè quando noi ascriviamo a un oggetto la proprietà di essere reale, gli stiamo ascrivendo la proprietà di essere indipendente dalla mente, cioè se noi non ci siamo più o se smettiamo di percepirlo, l'oggetto rimane lì e noi ascrivendo la proprietà di essere reale all'oggetto gli ascriviamo questa proprietà di essere completamente indipendente dai nostri atti percettivi, immaginativi, di ragionamento. Ora, il problema, ed è il primo problema, è quello che io chiamo il problema della unificazione terminologica, è che sebbene molti resoconti, dalla psichiatria alla computer science, eccetera, assumano questa nozione di realtà dagli studi più teorici, specialmente in filosofia, il significato è per lo più perso. Cioè, molti degli studiosi che fanno uso di questa nozione partono dalla nozione di indipendenza dalla mente, però poi questa nozione si perde per strada, no? Ho citato qua qualche esempio, il regno delle entità oniriche, o degli oggetti che popolano appunto le menti psicopatologiche, o anche gli scenari sperimentali in realtà virtuale. E poi c'è quella che vi ho mostrato all'inizio, che invece, è la domanda rispetto al problema della descrizione funzionale, cioè assumendo che ascrivere realtà, voglio dire ascrivere indipendenza dalla mente. Come la scriviamo? Cioè, cosa fa il nostro cervello? O meglio, se questa è una scrizione visiva, cosa fa il nostro sistema visivo per darci l'impressione che quello che abbiamo intorno è reale? Ora, tenete in mente questa nozione, perché è da questa che voglio partire e non voglio analizzare tutte le altre diciamo, che vengono usate al posto di queste negli altri account. Ora, c'è un terzo problema quando ci poniamo questa domanda, è il seguente. Molto spesso in letteratura, se date un'occhiata, noterete che la nozione di reale è accoppiata con la nozione di presente. E tant'è vero che in alcune letterature, per esempio quella sulla percezione pittorica, troverete nozioni come realmente presente. Giusto un esempio. La macchina che vediamo di fronte a noi è realmente presente, differentemente dalla macchina nello spazio pittorico in un'immagine, la macchina che immaginavo o che ho sognato e che posso appunto visualizzare se chiudo i miei occhi e immagino una macchina. Il problema è che queste due nozioni vengono usate in maniera intercambiabile, cioè molto spesso non solo non si capisce quanto realtà significhi presenza, ma sembra che gli autori proprio non se ne curino. Ho messo qui tre esempi principali, ma la letteratura è piena di questo uso. Ancora, realtà virtuali, psicopatologia, filosofia delle scienze, la visione, allucinazioni e sogni. Sembra che questo uso interconnesso di presente e reale, non solo si è usato nei singoli studi, nei singoli articoli, ma anche in framework più allargati. Per esempio, qui vedete alcuni manuali sulle allucinazioni, il DSM-5, appunto il manuale dei disordini mentali, e anche alcune opere della realtà virtuale, nonché alcuni dei pezzi più importanti in epistemologia della percezione visiva. Ora, giusto per darvi un esempio, se vi addentrate in questa giungla, noterete che, per esempio, la nozione di realtà può voler dire molte cose rispetto a quella che io ho usato. Per esempio, può significare che la vostra percezione è veridica, cioè che quando percepite una porta,
Il contenuto, la porta, si riferisce a un oggetto nel mondo esterno, la porta, e quindi la percezione è veridica, c'è una porta lì fuori. Allo stesso modo si può usare in maniera generale per dire che c'è un mondo esterno, per esempio in ontologia, percezione, negli studi percettivi rispetto all'ontologia della percezione. Oppure può significare, vi ricordo la nozione iniziale, realtà nel senso di non mediazione della rappresentazione, cioè quando dico che vedo un oggetto realmente vuol dire che lo vedo senza rappresentazione. La stessa cosa per la nozione di presenza, addirittura c'è qualcuno che usa la nozione di presenza come nozione di indipendenza dalla mente rispetto alla nozione di realtà. Qualcun altro lo usa nel senso di non pittorico, quando dico che un oggetto è presente vuol dire che è un oggetto in carne ed ossa, che non è un oggetto confinato in uno spazio pittorico. Poi c'è la nozione, per esempio, di immersione spaziale e di invarianza percettiva, come quella delle realtà virtuali. Se percepite la presenza, percepite di essere immersi in uno spazio in cui ci sono altri oggetti, sempre nello stesso spazio, con i quali potete interagire. E poi è usato in generale per la nozione di mondo esterno. Vi do un esempio di questa sinonimia e del modo in cui si è cercato in letteratura di disgiungere i due termini, o meglio, di offrire diverse definizioni. Per esempio, Dokic e Martin hanno sostenuto che presenza può voler dire due cose. Uno, appunto, che l'oggetto appartiene alla realtà esterna, e l'altro che l'oggetto è percepito in maniera immediata. Tratterò solo questo esempio, ma appunto, vi dà già l'idea di come siano le cose in letteratura. Ora, una nozione secondo me interessante, soprattutto nella letteratura che viene dalla Vision Science, è quella di presenza legata alla possibilità di interazione. Cioè, se voi entrate in questa letteratura e prendete quei pochi studi che definiscono la nozione di presenza, la definiscono rispetto a quella di realtà, troverete che molto spesso essa si riferisce appunto a questo, alla possibilità di interazione motoria. Ora, quello che farò in questo seminario è mantenere queste due nozioni. La prima è quella di presenza, possibilità di interazione motoria, e la seconda è quella di realtà, indipendenza dalla mente. Quindi questo spero abbia chiarito rispetto alla pletora di posizioni in letteratura quali sono i miei commitment terminologici. Quindi io mi interesso a queste due nozioni di realtà e presenza. Ora, qualcuno, in maniera molto veloce, compreso il sottoscritto, sì, Mario, allora. Ma queste due nozioni le consideri a tua volta sinonime o le vuoi distinguere? No, le distinguo, cioè la realtà è appunto indipendenza dalla mente, mentre la presenza è possibilità per interazione motoria, ed è questo l'impegno terminologico che manterrò nel seminario. Ok, grazie. Ora, c'è qualcuno in letteratura che ha sostenuto che, essendo appunto due concetti fondamentali, ed essendo appunto non sempre chiara la loro relazione, sia a livello terminologico che a livello funzionale, ci sarebbe la necessità di spiegarli. Il problema è che, se date un'occhiata, nessuno ha costruito un framework capace non solo di offrire delle terminologie che si riferiscano a nozioni che noi possiamo usare per capire chi usa cosa nelle diverse letterature, così da distinguere la nozione di realtà e la nozione di presenza, ma soprattutto, a fortiori, non abbiamo un framework che ci dica come a livello funzionale l'impressione di interazione motoria vada di pari passo con l'impressione di realtà. C'è un passaggio molto importante in letteratura, credo uno degli unici che faccia effettivamente riferimento a questi, che è di Mon Matten, in cui lui dice nel suo articolo del 2010, nel suo capitolo del 2010, potrebbe essere benissimo che il feeling, il sentimento di presenza viene attaccato dal sistema visivo ad una scena solo quando la scena è rappresentata come effettivamente reale, come qualcosa che è lì, e non semplicemente pittorico. Ricordatevi la nozione di pittorico di cui parlavo prima. Allora probabilmente il sistema visivo dovrà risolvere il problema di comprendere, di realizzare cosa di fronte rispetto alla realtà per poi ascrivere la presenza. Tuttavia lui non si è interessato troppo all'aspetto funzionale, certo ha
cercato di dare una nozione semantica di presenza, però poi effettivamente non ha tentato di spiegare come il sistema visivo attribuisca presenza in realtà agli oggetti del mondo esterno. Anche io ho sostenuto in un articolo in cui appunto cercavo di costruire una teoria della presenza che potrebbero esserci casi nei quali esperiamo visivamente la presenza, sebbene gli oggetti a cui attribuiamo questa presenza non ci sembrino reali. Tornerò su questo punto più avanti. Ora, torniamo alla nostra domanda principale. Come la scriviamo questa realtà, questa proprietà di essere reale agli oggetti dell'esperienza visiva? Ora, se seguite le due nozioni che vi ho offerto, quella di presenza e quella di realtà, sembra che in tutte le letterature che io ho riportato ci sia un'assunzione che è un'assunzione implicita, cioè nessuno l'ha poi trasformata in un claim da rivendicare. È un'assunzione implicita che la presenza e la realtà vanno sempre di pari passo nel modo in cui rappresentiamo il mondo esterno. E sembra anche che chi si affaccia in questa letteratura sarebbe disposto a sostenere in diversi sensi rispetto alla letteratura, che l'impressione di presenza per l'interazione, cioè il fatto che io percepisco che c'è la possibilità di interagire con un oggetto, in qualche modo costituisca l'ascrizione di realtà. Cioè ogni qualvolta io ascrivo la presenza, implicitamente ho l'impressione di essere di fronte a un oggetto reale. E questa è un'assunzione che appunto viene fatta da tutti quelli che ho citato prima, ed è un'assunzione molto forte, perché capite che c'è come un collasso delle due nozioni, la nozione di presenza e la nozione di realtà sono sempre attaccate. Questo non sembra strano, anche a livello intuitivo, se andate al cinema, quando dite wow, mi sembra reale, cosa state dicendo? Beh, mi sembra di interagire con gli oggetti, mi sembra che ci siano degli oggetti tridimensionali che escono fuori dallo schermo, che io posso toccare, sui quali posso appunto agire a livello motorio, eccetera, eccetera. Quindi, la presenza... C'è una domanda? Sì, avevo due domande. Interazione motoria, quindi solo toccare. Allora, per il momento l'idea è che, ottima domanda, grazie, l'idea è che quando tu puoi interagire con un oggetto puoi manipolarlo, quindi puoi toccarlo, eccetera, eccetera. Questa è quella che in letteratura si chiama visione per l'azione. Poi c'è l'altra nozione che tu richiami, che è l'expertise sensorimotorio, che è il fatto che tu giri intorno agli oggetti e, per esempio, a seconda di come tu ti muovi, cambia l'esperienza visiva. Io al momento sono ancorato alla prima, sebbene la seconda poi sia comunque interessante, ne possiamo parlare anche Q&A, prego. In una delle citazioni... Vado dietro? Ah, ok. Vai, vai. Sensazione... presenta qualcosa che guardava la sensazione e un'altra cosa che guardava la realtà, però era un giudizio di realtà. Ci arrivo in tre slide. Esatto. Grande, è quello il punto cruciale. Ok, vai. E quanto questo è pregnato, volevo chiedere se la percezione si intende rappresentabile o previsiva, oppure si rappresenta anche altri sensi. In questo caso visual experience, cioè solo visione. Sì, sì, sì. Chiaramente sarebbe interessante cercare di capire come funzionano questi due, come funzionano queste due ascrizioni negli altri casi, ma il tatto è già un caso molto particolare, l'udito è ancora più particolare. Quindi, siccome molte delle letterature si focalizzano sulla visione, è perché la letteratura sulla visione è sconfinata, è perché la letteratura, perché la visione sembra essere una delle modalità principali di accesso al mondo, almeno per gli umani. Mi sono mantenuto lì perché il grosso dell'argomento sembra essere dalla letteratura in psichiatria alla letteratura in virtual reality, sembra essere prettamente visiva, però se ne può parlare chiaramente. Vi dicevo, c'è questa forte assunzione che l'impressione di poter interagire con un oggetto ha un forte impatto sull'impressione di realtà che avete dell'oggetto. Questo per esempio è il caso delle realtà virtuali, c'è questo bellissimo articolo, una review di cosa è stato fatto in realtà, realtà virtuali e realtà aumentate, e sembra che effettivamente, come dicono gli autori, un'esperienza di realtà implichi un'esperienza di interazione, cioè più io alzo l'esperienza di poter interagire con l'oggetto, più io alzo la vostra impressione di realtà. Quindi, abbiamo già un candidato, la risposta principale di questo talk. Come la scriviamo questa,
realtà? Beh, ascrivendo presenza. Cioè, se io alzo gli stimoli, o se l'ambiente mi presenta degli stimoli ad alto livello di interazione motoria, possiamo entrare anche nei dettagli dopo se volete, allora gli ascriverò la realtà. Viceversa, potreste essere inclini a pensare che tutte le volte che scrivete la realtà, allora c'è in gioco anche l'ascrizione di presenza. Ora, il mio interesse qui è offrire una breve disamina della relazione tra queste due ascrizioni, e l'idea che difenderò è che queste due ascrizioni non solo sono profondamente differenti, ma possono anche essere staccate, ok? Ora, rispetto alla domanda di Adriano, la mia idea, diciamo il mio claim, si confina nell'esperienza, non è riguardo i giudizi o comunque le attitudini proposizionali, doxastiche, le credenze, eccetera. Altrimenti un controargomento forte potrebbe essere, ai casi di illusione, nei quali non c'è quella che si chiama penetrabilità cognitiva, cioè tu vedi un'illusione, l'illusione inganna il tuo sistema visivo, sebbene tu sappia che appunto le cose non sono come sembrano. Per esempio, ci sono delle illusioni con delle linee. Sapete, lo sperimentatore vi dice che le linee sono di uguale distanza, però la vostra esperienza visiva vi dà l'impressione che siano diverse, che per esempio quella sopra sia più grande, più lunga di quella sotto. Quindi da una parte sapete che le linee sono uguali, però il vostro sistema visivo non ce la fa a ricevere questa informazione dalle vostre credenze e quindi continua a rappresentarlo per mera stimolazione sensoriale come uguali. Non sono interessato a questo, sono interessato all'esperienza e vi spiego meglio in che modo. Quando si parla di esperienza si parla di fenomenologia. La fenomenologia però non è necessariamente una fenomenologia percettiva, è anche una fenomenologia percettiva. Nei casi della percezione, nei casi della percezione, per esempio, se avete in mente il cubo di Necker o un qualsiasi cubo disegnato in prospettiva, possono esserci casi nei quali all'intervallo di tempo T1 io esperisco il cubo e esperisco il centro, il modo in cui fa looming up verso di me, in cui... credo vada. Non dirò Siri o qualcosa di genere. Il modo in cui il cubo è esperito è in una certa prospettiva. Magari se vi muovete riuscite a percepire il cubo anche in un'altra prospettiva. Ora, come capite, questa prospettiva impatta sul contenuto di esperienza, cioè voi avete un'esperienza diversa nella misura in cui avete un'esperienza visiva diversa. Cioè il contenuto... l'audio. Sì. Metto il microfono ambientale. Allora, ecco. Era già impostato? Sì, okay. Però per certe. Vai, sì. Ok, condividi. Aspetta che metto per vabbè, ci metto. Alla grande. Ok. Funziona. Sentite meglio da casa? Sentite? No, magari via, prova a metterti davanti. Ah, ma questo è spento. Il rosso è spento, no? No, è il volume. È il volume? Sentite da casa? Provate a parlare, per favore. Sì, si sente. Sì, ma noi sentivamo anche prima. Non c'è mai stato problema. Sentite uguale? Sì. Confermo, tutto uguale. Sì. E vi dicevo, in questo caso il cubo, avete ancora il contenuto di un cubo, però l'esperienza del cubo è diversa, no? Vedete diverse prospettive. E questo è un cambiamento nella fenomenologia percettiva, nell'esperienza percettiva. Però non tutte le esperienze, non tutte le fenomenologie si accompagnano a un cambiamento della percezione. Per esempio, considerate il caso nel quale leggete uno spartito musicale, prima non capite nulla di musica, dopo iniziate a comprendere il significato delle note. Ora, chiaramente l'esperienza visiva... Il cambiamento di esperienza visiva non è simile a quello del cubo, voi continuate a vedere lo spartito e delle note scritte, ma la vostra esperienza cambia nella misura in cui riuscite ad associare al contenuto visivo dei significati musicali. Quindi chiaramente un esperto di musica ha un'esperienza complessivamente diversa da un non esperto, ma l'esperienza visiva delle note scritte sullo spartito è esattamente la stessa.
Poi potete avere diverse nozioni di penetrabilità cognitiva, diverse nozioni di esperienza percettiva rispetto alla lettura, ma grosso modo questa distinzione è abbastanza accettata in letteratura. Quindi quando io difendo questa idea, la difendo all'interno dei confini esperienziali, cioè l'esperienza di realtà e l'esperienza visiva di presenza per l'interazione. Ora, quello che voglio cercare di resistere in questo progetto sono due tentazioni epistemologiche nelle quali possiamo scivolare se seguiamo diciamo le assunzioni fatte in letteratura senza riflettere sul come o il perché presenza e realtà siano collegate. La prima è la tentazione dell'identità. Qualcuno potrebbe dire, però in effetti se ci pensi, se ogni volta che hai presenza hai anche realtà, cioè se ogni volta che rappresenti un oggetto come presente per interazione ti sembra reale, allora forse potremmo iniziare a considerare l'idea che sono la stessa rappresentazione, cioè sono due facce di uno stesso aspetto visivo. E quindi anche queste due proprietà, la proprietà di essere presente e di essere reale, sebbene puoi distinguerle terminologicamente, sono in realtà quelle. Ogni volta che la tua mente rappresenta, esperisce qualcosa con il quale puoi interagire, allora è reale. E viceversa. L'altra è la tentazione della simultaneità. Cioè potremmo anche essere disposti ad accettare che, oltre la tentazione dell'identità, che in realtà non sono proprio la stessa scrizione, ok? Perché magari la scrizione di realtà è qualcosa di più complesso. Tuttavia uno potrebbe essere disposto, sulla base della testimonianza dei sensi, a seguire l'intuizione che sì, sono diverse esperienze, ma comunque vanno a braccetto. Quindi ogni volta che tu esperisci la presenza, esperisci ipso facto la realtà e viceversa. In generale potreste essere impegnati alle due seguenti nozioni. Se qualcosa vi sembra reale, allora vi sembrerà presente. E questo è il candidato esplicativo che vi mostravo all'inizio. Ma allora potremmo supporre anche che se vi sembra presente, ragionevolmente vi sembrerà reale. Ovviamente queste non sono, questi due claim non discendono deduttivamente, però sembra che in letteratura questa sia un po' l'idea principale. Tant'è vero che, soprattutto se guardate la realtà virtuali, l'assunzione che se R allora P guida poi la costruzione delle realtà virtuali che cercano di creare scenari nei quali c'è P, perché così poi c'è R. Vai, Adri. Però, per caso, cioè, non dici R seems P. Sì. E a me, alle mie orecchie, quella roba lì era un disastro, cioè se ho una certa sensazione, allora il reasonable supposed. Ah sì, ma qui in realtà diciamo il claim non si riferisce al soggetto, si riferisce al modo di trattare queste due cose, cioè quando tu fai ricerca su queste robe, se c'è in gioco la nozione di presenza, allora molto spesso sembra esserci in gioco anche l'esperienza in realtà. Non è il soggetto che dice vedo P, dunque è ragionevole. Cioè, se tu guardi la letteratura, sembra ragionevole supporre che ogni volta che c'è P, l'esperienza di presenza, allora c'è anche R, l'esperienza in realtà. Poi grazie, ottimo punto. Allora, in ciò che segue cercherò di andare oltre queste due tentazioni epistemologiche. Allora, la prima, potete già immaginarla, il modo per girare la prima, per superare la prima, è che al di là degli aspetti normativi, terminologici, eccetera, eccetera, voglio darvi due definizioni di realtà e presenza che partono dalle intuizioni che ho raccolto prima e mostrarvi che effettivamente sono funzionalmente diverse, sono a livello di formato diverse, e soprattutto sono due rappresentazioni che attribuiscono diverse proprietà, appunto, cioè che non ci permettono di cadere nella tentazione dell'identità. E resistere a questa tentazione sarà poi preparatorio per andare anche contro la tentazione della simultaneità. E capite che una volta che avrò difeso l'argomento contro la simultaneità, allora ipso facto avrò difeso quello contro l'identità. Se non vanno di pari passo, non possono neanche essere la stessa rappresentazione. Allora, vi do due definizioni molto rapide, ma che vi renderanno l'idea per il secondo passaggio dell'argomento. Presenza.
Allora, la nozione in ballo qui è la seguente. Quando dico, quando si parla di presenza, sto sostenendo che un soggetto attribuisce visivamente la proprietà di essere presente ad un oggetto, e questo vuol dire che il soggetto sta rappresentando visivamente l'oggetto come un oggetto che cade nello spazio d'azione del soggetto, cioè un oggetto con il quale si può interagire e che quindi offre al soggetto l'impressione visiva di interazione motoria. Questo a seguito di speciali caratteristiche visive dell'oggetto, delle quali appunto anche in questo caso si può discutere. Cioè, reliable è messo. Cioè, reliable, quindi comunque questa è una nozione normativa, perché reliable... Reliable nel, diciamo, in motor neuroscience, ma anche in filosofia delle neuroscienze motorie, vuol dire che tu hai l'impressione di avere in qualche modo di poter interagire, in quel senso. Sì, l'impressione visiva è come io vedo la bottiglia, ho l'impressione che prendendola di forza o prendendola di precisione, in qualche modo ci interagisco. Ora, la nozione, l'idea che la presenza sia legata appunto all'abilità di localizzare un oggetto nello spazio d'azione è stata introdotta appunto da Mohan Mathen, ma poi c'è qualcuno che ci ha un pochino riflettuto sopra. Anche io ho cercato di sostenere che in realtà la presenza è appunto questa roba qui, cioè legata alla possibilità di localizzare un oggetto. La differenza è che nella teoria di Mathen la rappresentazione di presenza è un feeling, cioè un sentimento di presenza che si aggancia agli oggetti della visione. Io invece ho cercato, sempre mantenendo la sua teoria, di sostenere che non è semplicemente un feeling, è una rappresentazione visiva, cioè l'esperienza di presenza, un'esperienza visiva, e in particolare è l'esperienza legata a quella che si chiama in letteratura delle neuroscienze la visione stereopsi. Ve la faccio brevissima. Quando voi percepite, avete esperienza visiva di un oggetto in carne ed ossa, cioè non per esempio un oggetto nello spazio pittorico, in uno schermo, eccetera, eccetera, in Vision Science dicono avete l'impressione di scalare la profondità assoluta, cioè la profondità che c'è tra l'oggetto e il vostro corpo. Ma questo vuol dire riuscire a scalare tutti gli aspetti spaziali per l'azione, ok? Notate che qui Vishwanath usa la nozione di knowledge. Il paper in Vision Science, quindi non era molto interessato ai diversi tipi di stati rappresentazionali. Quello che lui vuole dire, se leggete la teoria della stereopsi, è che il soggetto ha, il sistema visivo addirittura del soggetto, ha l'impressione di realizzare qual è lo spazio tra sé e l'oggetto della percezione. E questo si accompagna a sua volta a specifici segnali visivi, materialità, plasticità, tridimensionalità, manipolabilità, eccetera, eccetera. Cioè ogni qualvolta c'è un oggetto che cade nel vostro spazio d'azione. Vai. Non capisco se c'è un meaningful way to the action to be observed. Dimensionate in qualche modo significativo alle azioni dell'osservatore. Vuol dire che in qualche modo riesci... Questa è la teoria di profondità. Perché scalare visivamente vuol dire che il tuo sistema visivo riesce a praticamente a costruire un'esperienza dell'oggetto come localizzato nello spazio d'azione rispetto al tuo corpo. Questo è per esempio qualcosa che non puoi fare con gli oggetti pittorici. Se tu hai la foto di una bottiglia, puoi scalare lo spazio rispetto alla superficie visivamente, ma non puoi scalarlo rispetto allo spazio pittorico, perché lo spazio pittorico non è esterno, non è uno spazio tridimensionale in questo senso. Puoi avere delle visual cues tridimensionali, per esempio puoi vedere che c'è una bottiglia su un tavolo e dietro c'è una sedia, e questa è quella che si chiama profondità relativa, cioè relativa rispetto agli oggetti. Ma la profondità assoluta non ce l'hai, cioè tu non stai realmente visivamente, parlo sempre del sistema visivo, quindi togli tutti i ragionamenti eccetera eccetera, a livello di sistema visivo non puoi scalare la tua distanza rispetto all'oggetto raffigurato. Non c'è una distanza rispetto all'oggetto nello spazio pittorico, c'è una distanza rispetto alla superficie e ai marchi che coincidono con lo spazio pittorico. Questa è una distinzione, diciamo, ormai quasi sorpassata, nel senso presa per buona in Vision Science, che si occupa di pictorial space. E quindi la contrapposizione, appunto, per esempio, tra spazio pittorico e spazio in carne ed ossa è che lì
nello spazio in carne ed ossa puoi avere l'impressione di poter interagire con l'oggetto. E questa roba si accompagna con delle, appunto, dei segnali visivi molto particolari che normalmente non avresti. Il problema, però, come vi anticipavo, è che se prendete altri studi che si basano su questa teoria, sembra che la stereopsi non si accompagni solo alla presenza, ma si accompagni anche alla realtà. Cioè, questi studiosi dicono, benissimo, allora, se è vero che quando io esperisco un oggetto come tridimensionale con il quale posso interagire, mi sembra che l'oggetto sia lì per me, beh, allora mi sembra reale, no? Che altra nozione dovrei avere di reale? Tant'è vero che qui c'è un'inferenza sulla quale non mi soffermo, che è la seguente. Ah, se ogni volta che percepisco l'oggetto come presente per l'interazione lo faccio grazie alla stereopsi e se lo percepisco come reale, allora la stereopsi è responsabile per la scrizione di realtà, che è un'inferenza sballata rispetto a quello che io sto cercando di sostenere, perché chiaramente queste due scrizioni potrebbero essere completamente disgiunte. In questo caso c'è anche un problema di esegesi, perché spesso in vision science quello che loro chiamano reale è realistic, cioè probabilmente non si tratta di senso di indipendenza della mente, ma si tratta di non pittorico, cioè quando qualcosa mi sembra reale mi sembra qualcosa sì che mi offre interazione, ma in un senso solo visivo, quindi non mi interessa di tutte le altre esperienze che si agganciano a quella visiva. Questo come? Sì, esatto, questo per, come dire, spezzare la lancia in favore della terminologia in vision science. Ho cercato in tutti i modi di aggiustare questa teoria della presenza rispetto a tre livelli: il livello dei comportamenti del soggetto, per esempio di fronte a un oggetto spazio pittorico, il livello visivo, cioè dell'esperienza visiva, e il livello neurale, cioè di come si comportano queste rappresentazioni neurali. E ho cercato di prendere le nostre migliori teorie della percezione pittorica con le nostre migliori teorie della visione, delle neuroscienze, e, come dire, aggiustare un po' il framework rispetto a quello che si era detto per provare a suggerire una forte nozione di presenza rispetto a questi tre livelli, che però fosse funzionale al nostro lavoro, al lavoro che si fa in filosofia, quindi un lavoro più teoretico. E quindi questa è una nozione che vi offro di presenza, un'esperienza visiva, non un'esperienza in generale, qualcosa che accedete visivamente rispetto al mondo esterno. Poi c'è la nozione di realtà. Qui volerò molto basso, diciamo, mi manterrò in maniera molto generica. Sulla realtà è stato detto di tutto. Come vi ho anticipato, seguo una nozione che è accettata, per lo più, soprattutto nella letteratura in epistemologia della percezione. Quando un soggetto attribuisce la proprietà di essere reale ad un oggetto, allora lo sta rappresentando come indipendente dalla mente, cioè gli sta avendo l'impressione, l'esperienza, l'oggetto esiste in questo mondo e la sua esistenza non dipende da qualsivoglia attività mentale del soggetto. Quindi io esperisco la bottiglia e realizzo, nella mia esperienza, che questa bottiglia è in un mondo esterno che non dipende dalla mia attività mentale. La mia attività mentale mi permette di coglierla, ma se non ci fosse questa attività, la bottiglia ci sarebbe comunque. E questa è un po' la nozione, come vi ho detto, che è usata sia in epistemologia della percezione che in filosofia delle scienze cognitive, che si interessa alla percezione visiva. Ora, qui c'è un nodo importante, nel senso che, come vi ho detto, mentre rispetto alla nozione di presenza sembra chiaro, se uno guarda ai risultati della vision science, che sia un'esperienza visiva, qui le cose non sono così facili. È uno stato percettivo? Non lo sappiamo, nel senso che potrebbe avere qualche base esperienziale visiva, ma potrebbe dipendere da qualcosa di più alto, per esempio uno stato emotivo, uno stato metacognitivo. Non è facile capire cos'è che dia l'esperienza di realtà nel complesso, e chiaramente capite che se questi sono i problemi, non è facile farla collassare sulla nozione di presenza. È difficile che la nozione di esperienza di indipendenza della mente possa collassare sull'esperienza di interazione. Potrebbe anche essere un giudizio o una credenza, ma io non sono interessato a questo. Potete lasciare da parte i giudizi. Potreste, per esempio, avere una disgiunzione tra un giudizio di realtà, un'esperienza di realtà. Per esempio, potrei avere l'impressione che c'è una bottiglia di fronte a me, perché appunto sono un individuo sano con un sistema visivo funzionante, e potrei avere qualche stato proposizionale che deriva, per esempio, da stati emotivi, come mostrato in psichiatria,
E c'è qualcosa che mi dice che la bottiglia non è reale, quindi credo che non sia reale, credo che qualcuno, addirittura un genio maligno cartesiano del laboratorio, abbia costruito la realtà intorno a me, e però visivamente mi sembra che sia lì. E come ho detto, potrebbe essere anche uno stato emotivo o metacognitivo. Quando qui dico emotivo o metacognitivo, non mi riferisco solo a rabbia, paura, eccetera, eccetera. Quando dico emotivo vuol dire che c'è qualcosa che si sovrascrive alla percezione e vi dà delle esperienze particolari rispetto ai contenuti di questa percezione, no? Il modo in cui li sentite. Ora, se quanto detto è vero, iniziate a capire che possiamo in qualche modo superare la tentazione dell'identità. E qui non si tratta solo di una descrizione terminologica. Queste sembrano essere due attribuzioni differenti. Da una parte c'è un'attribuzione squisitamente visiva di un qualcosa di preciso, la presenza per l'interazione, l'interazione motoria. Dall'altra c'è qualcosa di un po' più allargato, c'è l'ascrizione di un'indipendenza dalla mente rispetto all'oggetto esterno. Ora, come vi avevo anticipato però, questo è un po', diciamo, il framework iniziale, perché in realtà il superamento di questa tentazione è importante per andare contro la tentazione principale, che è quella della simultaneità. E come ho detto, se le due ascrizioni sono disgiunte, non possono essere effettivamente la stessa ascrizione. Ora, passiamo alla tentazione della simultaneità. Avevo detto che si basava su due idee principali. Quando scrivete realtà, allora molto probabilmente state scrivendo presenza. Io andrò contro questa idea, mostrando che invece si può scrivere realtà senza scrivere presenza. L'altra idea invece era in qualche modo complementare alla prima, cioè ogni volta che scrivete presenza, allora state scrivendo realtà. E anche qui presenterò la tesi contrapposta in cui mostro che potete avere presenza senza realtà. Ora, senza troppi giochi di parole, l'idea principale è che realtà e presenza sono congiunte, io le voglio disgiungere e le voglio disgiungere in due momenti. Realtà, no presenza, presenza, no realtà. Ora, partiamo dalla nozione di realtà senza presenza. Quindi adesso voglio mostrarvi che ci sono dei casi in cui un soggetto può rappresentare un oggetto della percezione visiva, dell'esperienza visiva, come un oggetto che appare reale senza tuttavia che lo stesso oggetto appaia anche presente per l'interazione. Appare, non sono diciamo, esatto, non ho commitment alla veridicità. Potrebbe essere che è tutta un'allucinazione multimodale, ma comunque queste impressioni quotidiane noi ce le abbiamo e quindi io sono interessato a quello. E poi farò difenderò la tesi complementare. Ora partiamo dalla prima. Realtà senza presenza. Vi propongo qui tre casi studio. Lo studio di quello che in Vision Science si chiama Vista Space, cioè lo spazio degli oggetti distanti. Lo studio dei sogni e lo studio di una particolare forma di cecità che è la stereocecità, che è una forma di cecità appunto che, come dire, è legata all'assenza dei meccanismi per la stereopsi. Ma entriamo in media stress più tardi. Ora, vista space. Dunque, il vista space è fondamentalmente lo spazio in cui gli oggetti sono molto lontani, per esempio gli oggetti in un landscape, paesaggio. Ok, quindi per il momento confino l'indagine sulla visual experience degli oggetti lontani. Ora, questa nozione di spazio è una nozione conosciuta da un sacco di tempo in scienze della visione ed è stata usata per fare moltissimi esperimenti, però non ci si è mai interrogati sulla relazione tra presenza e realtà. Ora, una idea, diciamo, gettonatissima, che è legata a quello che vi ho detto prima, è che quando un oggetto cade nel vostro spazio peripersonale, che è lo spazio nel quale potete interagire, che banalmente a livello di metrica lo spazio dove arriva per esempio il vostro braccio rispetto agli atti di afferramento, avete appunto tutti i meccanismi di stereopsi che vi ho detto prima e quindi percepite l'oggetto come offerente l'interazione motoria. Il problema è che la stereopsi e quindi l'ascrizione di presenza, dato che la stereopsi e l'ascrizione di presenza marciano di pari passo,
di pari passo. Nel vista space diminuisci, perché più allontanate l'oggetto, più l'oggetto si allontana anche dal vostro spazio d'azione. Questo vuol dire che però si abbassa la scrizione di presenza e si abbassano tutti quegli stimoli visivi che vi danno l'impressione che l'oggetto sia fortemente tridimensionale, sia vi offra una plasticità, vi offra una particolare materialità. E infatti, sia in filosofia della percezione che in vision science, l'idea è che gli oggetti della percezione dei paesaggi sembrino oggetti pittorici, cioè quando voi guardate un paesaggio vi sembra in realtà visivamente, quindi poi sapete che è un paesaggio, avete stati doxastici, avete stati emotivi, ma visivamente, se isoliamo il sistema visivo, l'esperienza visiva, vi sembrano oggetti pittorici, vi sembra di guardare una cartolina, perché la profondità tra gli oggetti non è scalata regolarmente, perché la profondità tra gli oggetti del vostro corpo non è scalata, eccetera, eccetera. Se ci pensate però, non è che vi sembra di esperire gli oggetti come non indipendenti dalla mente, cioè non è il fatto che vi sembrano pittorici, che vi sembrino pittorici e che non vi offrono interazione. Ovviamente sapete che spostandovi potreste interagirvi, però se vi fermate a livello visivo, quello che il vostro sistema visivo sa è che c'è una roba pittorica lì in fondo. Eppure non smettete di rappresentarli come oggetti che esperite appunto come reali. Vi sembrano oggetti distanti che esperite come indipendenti dalla mente, ok? Quindi in questo tipo di esperienza visiva l'esperienza di realtà è mantenuta, però non c'è un'esperienza di presenza, cioè non c'è un'esperienza di interazione motoria, visiva. Se questo è vero, allora chiaramente questo è un caso che va contro la nozione di simultaneità. Avete realtà, ma non avete presenza. Guardate che questa cosa potrebbe sembrarvi, intuitiva e anche banale. Il problema è che se guardate in tutte le letterature, sia quelle che costruiscono le realtà virtuali che le altre che si interessano di percezione, la cosa non è così scontata, perché se ci pensate, se comprate l'idea che ogni volta che costruite, per esempio, un dispositivo tecnologico per la realtà virtuale, la cosa vi sembra reale man mano che alzate la presenza, e allora questo va contro questa intuizione, che sembra comunque, no, un'intuizione ragionevole in vision science. Quindi si crea una sorta di paradosso rispetto ai claim. Da una parte vi dicono, sì, certo, vuoi la realtà? Alza la presenza, per esempio nei visori. E poi però hai un insieme di evidenze sperimentali che ti dicono che l'esperienza di realtà non si accompagna all'esperienza di interazione motoria. Passiamo al secondo caso, il caso dei sogni. Allora, nel caso dei sogni sembra, dato per buono che durante l'esperienza onirica il contenuto del sogno appare reale, cioè tutto lo scenario che avete di fronte a voi vi sembra come uno scenario indipendente dalla mente. Questo perché molto spesso avete l'impressione di essere svegli, cioè non sapete che state sognando, non esperite di star sognando. Qui non parlo dei sogni lucidi, nei quali invece questa esperienza c'è. Sono sogni particolari, l'indagine è complicata. Non sono neanche sicuro che la maggior parte della popolazione abbia mai avuto sogni lucidi. Io ne ricordo un paio di casi personalmente. Ora, un'idea nella letteratura sui sogni è che l'esperienza visiva onirica è diversa dall'esperienza visiva ordinaria e c'è evidenza sia fenomenologica che neurofisiologica. Innanzitutto, durante i sogni, i report che indagate, chiaramente potrebbe esserci un mismatch tra l'esperienza del sogno e il report, ma questo è un altro problema in filosofia della percezione che vale anche per l'esperienza da svegli. Comunque in quel caso c'è un abbassamento dell'esperienza visiva che equivale anche a un abbassamento delle aree visive coinvolte nell'attività onirica. E ci sono un sacco di evidenze, anche di interpretazioni filosofiche delle evidenze sperimentali, che durante il sogno, per esempio, non c'è esperienza vivida dei colori, il contenuto non è troppo determinato, questo vuol dire che magari percepite un cane ma non percepite bene la sua forma, avete l'impressione di esperire la sua forma ma non avete tutti i dettagli, insomma l'esperienza visiva onirica non è dettagliata come l'esperienza visiva da sveglio.
In più c'è un aspetto importante, sembra che non ci sia la capacità di esperire le contingenze sensorimotorie, nel senso che nel sogno, a seconda di come vi muovete, non ci sono cambiamenti nello spazio visivo. Ovviamente potete immaginare eventi motori, potete immaginare di volare, potete immaginare di scontrare con l'auto, eccetera, ma visivamente non esperite i cambiamenti prospettici che esperite nell'esperienza visiva da svegli. Questo ha portato alcuni studiosi a suggerire che se queste sono le evidenze, ci vediamo dei report, il sogno non è un atto percettivo, ma alla base del sogno non c'è un atto percettivo, ma c'è un atto immaginativo di visualizzazione. Equivale in molti casi a quello che voi esperite quando chiudete gli occhi, per esempio, immaginate una macchina. Ok? Ora però, se ci pensate, se il sogno è simile all'immaginazione, e quindi l'immaginazione non è simile all'esperienza visiva, non è identica all'esperienza visiva, allora il sogno perderà in qualità rispetto all'esperienza visiva ordinaria. E questo chiaramente è una differenza principale, non solo tra l'esperienza visiva pura e la visualizzazione, ma anche tra l'esperienza visiva pura e il sogno, perché il sogno è allo stesso livello della visualizzazione o dell'immaginazione visiva. In più, e questa è una delle cose più interessanti, non c'è una forte percezione delle possibilità d'azione durante il sogno. Cioè è vero che io posso immaginare che sto afferrando un oggetto, posso immaginare qualsiasi tipo di evento motorio, ma a livello di esperienza visiva è difficile che io esperisca, per esempio, la possibilità di afferramento di una bottiglia nella maniera vivida in cui lo faccio nell'esperienza visiva da svegli. Chiaramente, come detto, posso immaginare tante azioni, ma questo è diverso dall'avere un'esperienza visiva vivida di un oggetto che mi offre l'interazione. Se questo è vero, allora nel caso del sogno possiamo chiaramente esperire la realtà. Questa sembra una delle idee principali in letteratura. Tuttavia però sembra che non possiamo ascrivere agli oggetti del sogno anche la presenza per l'interazione. Allora, se questo è vero, anche questa idea, anche questo caso studio, va contro la nozione di simultaneità. Abbiamo la realtà, ma non abbiamo la presenza. I partecipanti possono ora vedere la tua applicazione. Boh. Vai. Questo fatto che hai appena detto, perché quando noi sogniamo, di fatto, non abbiamo la stessa esperienza di dinamica, diciamo, della un oggetto. Dipende anche dal fatto che quando noi sogniamo molte attività dinamiche del nostro corpo sono sospese, cioè assolutamente. Noi non siamo in grado di farci male, quando se immaginiamo di sognare, di tirare dei cazzotti, è difficile che tutti colpisca la faccia da solo, sì, sì. Il nostro corpo va in una fase di sì. Allora, ci sarebbe qua una bella parentesi graffa da aprire, però ti do due idee, poi se vuoi ne riparliamo in maniera dettagliata nel Q&A. Innanzitutto si sta indagando come si comportano gli occhi soprattutto rispetto ai movimenti saccadici, perché la base psicofisica ma anche neurofisiologica della tua percezione visiva è che hai movimenti saccadici, quindi poi le saccadi ricostruiscono la scena, mandano l'informazione al cervello e hai l'esperienza visiva, semplificato. Ovviamente il caso che dici tu è un caso legato ma diverso, perché tu nel sogno magari visualizzi qualcosa e hai delle risposte motorie che sono inibite. E tra l'altro, cosa interessante, hai la stessa inibizione che hai da sveglio. Cioè, quando io... Questo è un altro discorso, ma mi sembra interessante. La storia vecchia delle neuroscienze motorie era che quando guardo un oggetto, se decido di afferrarlo, poi le risposte motorie si attivano. In realtà si è scoperto che quando tu guardi un oggetto, in maniera statica, quindi non hai nessuna... Non solo non hai credenze su come puoi afferrarlo, ma non hai nessuna intenzione di interagirci, e vedi tanti oggetti, le risposte motorie, se tu focalizzi l'attenzione su un oggetto, le risposte motorie vengono sparate, come si dice in gergo tecnico, dal sistema motorio, che è come se ti stesse dicendo: guarda, se vuoi agire io so come si fa. Poi vengono inibite, quindi non è un discorso di vedo, una volta che ho deciso allora sparo la risposta motoria, ma è intanto tu sei pronto, è una sorta di faretra motoria in cui il sistema motorio ti mette le frecce e ti dice: faccio sparare i neuroni della presa di precisione, faccio sparare i neuroni della presa di forza. Ci sono poi tutti i feedback neuromotori che tornano indietro e dicono: no, non voglio agire, e quindi li sopprime, ed è continuo. È un predictive coding abusatissimo, ma è così, continuo.
E anche nel caso del sogno, probabilmente tu hai attivate tutte queste inibizioni o hai disattivate tutte le risposte motorie che ti servono per interagire normalmente con l'oggetto. Infatti, se ci pensi, sono casi di sonnambulismo, no, eccetera, eccetera, dove appunto non c'è più questo afflusso di inibizioni e ti puoi muovere, o ci sono addirittura altri casi, come si chiama in italiano, la pandafrica, quando tu esperisci di essere bloccato, no? È una sorta di awareness che il tuo corpo è fermo e ancora non si è capiti se sei sveglio come nel lucid dreaming e esperisci le inibizioni, oppure stai sognando delle inibizioni ma stai sognando, quindi non ha nulla a che fare col tuo corpo come realmente, sentire il tuo corpo come realmente. Ma comunque questa è la storia sui sogni, e quindi anche i sogni rappresentano un caso in cui tu hai in realtà senza presenza. Sì. 20. Facciamo 20? Perché sennò non arrivo col secondo, con la seconda parte. Vai, cerco di andare veloce. Stereo cecità. Allora, nel caso della stereo cecità, c'è un libro che è un po' l'inizio di, come dire, delle ricerche di quest'opera. Nel caso della stereo cecità, appunto, avete soggetti che non possono avere l'esperienza di stereopsi, quindi il mondo nella loro esperienza visiva si dà in 2D, cioè non esperiscono tridimensionalità e quindi non possono scrivere visivamente presenza, ok? Vedono un mondo in 2D. Questo è un caso, per esempio, gli stereociechi possono vedere due immagini e non esperiscono alcuna presenza, però con il perceptual learning hanno imparato che, per esempio, solo le scene a destra equivalgono al mondo esterno, quindi quando guidano e vedono due strade sanno di dover imboccare la proiezione a destra, perché altrimenti la proiezione non corrisponde alla strada che è fuori. Io non gli darei la parete. Sì, ho fatto un esempio, però ci sono casi, se leggete il libro, che tra l'altro è la storia di una neuroscienziata, una allieva di Oliver Sacks, che era stereo blind, si è curata e poi è diventata la più importante in questo campo, vedrete che si può guidare. Ok, tuttavia nel loro caso non sembra che ci siano gravi ascrizioni di realtà. Non mi sto parlando del giudizio, chiaramente credono che ci sia un mondo esterno, ma la loro esperienza, i loro feeling, non sono compromessi. Loro sanno che una di queste due scene appartiene a una realtà esterna, quindi esperiscono la realtà. Allora, in questo caso, anche gli stereociechi possono rappresentare il mondo come reale, sebbene non abbiano proprio i meccanismi visivi per rappresentarlo, per esperirlo visivamente come presente. E questo era il terzo e ultimo caso contro la simultaneità. C'è ascrizione di realtà, non c'è ascrizione di presenza. Ora difenderò l'altra tesi, l'idea che potete avere presenza senza realtà, perché a questo punto uno scienziato potrebbe dirmi, chiaramente potrebbe darsi il caso che tu non hai, hai realtà senza presenza. Però non hai difeso mica l'idea che ogni volta che c'è la presenza, non sei andato contro l'idea che ogni volta che c'è la presenza c'è anche la realtà. Potrebbero essere uno un insieme più grande dell'altro. Bene, io voglio difendere anche l'idea che si possa avere presenza senza realtà. E lo farò con tre casi. Il primo caso è il caso del tremble, che conoscerete tutti, sono illusioni pittoriche, molto ben fatte. Vi do qualche altro esempio, giusto per divertirci un po'. Scelto quelle più significative e anche un po' più mozzafiato. Questa è famosa, vero? Si trova un sacco su Google. Dunque, argomento a sostegno dell'idea che col tremplo non percepite la realtà, sebbene percepite la presenza. Immaginate di essere di fronte al tremplo. Al tempo T1 non so di essere di fronte a un'illusione pittorica e i miei sensi sono ingannati. Al tempo T2, muovendomi, avendo esperienza dello spazio circostante, mi rendo conto che sono di fronte a un oggetto raffigurato, e questo è per motivi visivi, perché si può tracciare una superficie. Se volete approfondiamo anche questo, comunque prendetelo per buono. Quando il vostro sistema visivo scova la superficie, ascrive pittorialità allo spazio di fronte. E quindi non rappresentiamo più l'oggetto come qualcosa che ci dà l'impressione di interazione. Non ci sembra un oggetto 2D, vediamo che è un oggetto 2D. Al tempo T3 però, all'intervallo di tempo T3, potete ricadere nell'illusione, per esempio perché siete assorti in qualche pensiero, eccetera, eccetera, guardate la scena
avete di nuovo l'esperienza visiva di presenza per l'interazione. Ora, quello che a me interessa è la differenza tra T1 e T3. Cioè, voi a T1 state rappresentando l'oggetto simultaneamente come presente e come reale. Sentite, avete l'impressione che ci sia un oggetto lì fuori in carne ed ossa e avete l'impressione visiva di poterci interagire. A T3 non lo state più rappresentando come reale, avete scovato l'illusione. Però se a livello visivo cadete nuovamente nell'illusione pittorica, lo state rappresentando ancora come presente, cioè sapete o sentite che di fronte a voi c'è uno spazio pittorico, che avete fatto esperienza, eppure ciò che vedete è un oggetto che vi offre l'interazione. Questo è un caso classico, molto divertente. E, tra l'altro, breve episodio, questa è una cosa che è successa anche a me, questa è una bellissima chiesa milanese in cui c'è appunto presso San Satiro, in cui c'è il famoso abside di San Satiro di Bramante, no? Quindi siamo nel posto giusto probabilmente per parlare di questa cosa. Ora, la cosa interessante è che io cercavo questa illusione pittorica perché appunto volevo citarla in un articolo, e entro nella chiesa e non trovo, come dire, illusioni pittoriche, no? Allora fermo il prete e gli dico: ma sono nella chiesa giusta? Perché stavo cercando la famosa illusione dell'abside, e lui mi dice: guarda, il fatto che non la trovi forse è la prova che è famosa così tanto, no? Nel senso, fai il suo mestiere, prova a muoverti sulle transenne, no? Infatti poi girandomi ho visto che non era un oggetto pittorico, ma comunque quasi 2D, cioè la profondità è bassissima. Qui vi sembra, no, che ci siano tutte le esperienze sensorimotorie, andate dentro la navata, andate dietro, però se vedete è una parete fondamentalmente, quindi perdete tutta la profondità. Questo è uno dei tanti esempi. Il discorso vale anche per gli oggetti possibili, tipo il quanto di Escher, eccetera. Quale aspetto dell'esperienza? Questo viene descritto per le... Beh, allora, mi trovavo in un'altra conferenza in cui qualcuno, per esempio, citava il triangolo di Penrose, no? Esatto. Ok. Qui non direi che gli oggetti non sono reali, semplicemente realizzi che l'oggetto è un'illusione che non ti sembra realmente, cioè che ti sembra un'altra cosa, però uno è presente, c'è una statua, per esempio, dell'oggetto. Due è reale, cioè ti sembra che c'è un pezzo di marmo fuori nel mondo esterno. Chiaramente l'illusione lì gioca sul fatto che tu, per esempio, vedi una continuità tipo un nastro di Möbius o il triangolo di Penrose. Sono oggetti impossibili. Questo non equivale a dire che non li esperisci come indipendenti dalla mente. C'è un oggetto strano lì fuori e posso anche romperlo addirittura, no? Quindi dipende dal commitment terminologico. Se questo è vero, all'intervallo T3 dell'esperienza pittorica del Trempleau, illusoria, possiamo rappresentare l'oggetto come presente ma non come reale. E questo è il primo argomento a sostegno della tesi contro la simultaneità. Ho cercato anche qui di dare diversi account del Trempleau, e la mia impressione anche di pancia, oltre agli argomenti difesi sulla base delle evidenze sperimentali, è che sia veramente difficile qui capire come giocano le relazioni tra presenza e realtà. Però, come dire, sento che almeno a livello di biforcazione di queste due iscrizioni la realtà possa essere messa da parte anche quando la presenza continua a fare il suo lavoro dopo che abbiamo scoperto l'illusione. Allucinazioni. Le allucinazioni rimangono un problemone sia per i filosofi che per gli scienziati cognitivi. Un problema è che quando siamo nei panni di chi sta allucinando è difficile distinguerla da un'esperienza veridica. Ora, una grossa distinzione in letteratura è quella tra le allucinazioni con l'insight e quelle senza insight. Per farvela breve, le prime sono chiamate pseudo-allucinazioni e le altre sono chiamate vere allucinazioni. Perché? Beh, perché nelle pseudo-allucinazioni un individuo ha un'esperienza visiva molto accurata, però a sua volta esperisce l'oggetto come un contenuto falso, cioè sa in qualche modo che sta allucinando. Ok? Per esempio posso avere l'esperienza di un coniglio rosa, non so, che chiamo Aurelio. L'esperienza è precisa. Cioè io vedo un coniglio al fondo della stanza. È indistinguibile da una percezione veridica. Però qualche stato emotivo, metacognitivo, che mi dice: attenzione, quella roba lì non fa parte del contesto.
Ok, la vedi, sembra di poterci interagire, potrebbe essere un'illusione multimodale, posso parlarci, può raccontarmi delle carote che ha mangiato, però so che non è reale. Ok. Le allucinazioni vere invece sono un problema perché appunto non c'è questo insight e quindi tu hai l'impressione forte che ci sia il coniglio lì fuori e che sia parte del mondo esterno. Ovviamente sto saltando qui un'altra grossa distinzione in letteratura che è tra le allucinazioni dei filosofi e tra quelle degli scienziati cognitivi. No, avviene non a livello di esperienza visiva, cioè non è il tuo sistema visivo che dice questo è reale, questo no. Però tu puoi avere un'esperienza, io potrei mostrarti lo stesso oggetto a parità di esperienza visiva, quanto è rosa il coniglio, quanto è accurato il modo in cui è strutturata la sua anatomia, eccetera, eccetera. Potrebbe sembrare visivamente un oggetto presente, cioè un coniglio che sta lì visivamente, però potrei avere uno stato emotivo che per esempio non mi fa sentire che quel coniglio è reale e quando invece rivolgo la mia attenzione sugli altri oggetti posso esperirli come oggetti che stanno nel mondo esterno. Poi posso anche costruire sopra dei giudizi, posso giudicare o meno queste due esperienze come reali. Per esempio tu potresti anche avere... esperienziale, sì, ma anche se leggi i report dell'evidenza delle allucinazioni, molti ti dicono il mio psichiatra mi ha detto che quella roba lì non c'è e io ci credo che non c'è, cioè io ho l'impressione, però quando è nello stato allucinatorio non esce, cioè non solo visivamente accurata, ma come dire, tutte le reazioni emotive, per esempio ha paura dell'oggetto, vuole scappare, pensa sia reale, cioè esperisce la realtà. Sto saltando la distinzione tra le allucinazioni dei filosofi e quelle degli scienziati cognitivi. I filosofi vogliono le allucinazioni precise per andare contro lo scetticismo. Gli scienziati cognitivi sanno che c'è tutta una pletora di sensazioni che si accompagna solo alle allucinazioni e non alle percezioni verità. Quindi su questo, come dire, possiamo rimanere neutrali. Ora, quindi, in queste allucinazioni, quelle in cui c'è l'insight, cioè sappiamo e speriamo la presenza di un'allucinazione, la differenza non è rispetto all'esperienza visiva, è rispetto al senso di realtà, l'esperienza di realtà che aggancia all'esperienza visiva. Ok? Allora l'esperienza visiva è intatta. Questo vuol dire che la presenza, l'impressione visiva di presenza per interazione è intatta. Infatti questi soggetti hanno l'impressione, anche quelli che hanno l'insight, cioè esperiscono l'allucinazione, come tale, sanno che esperiscono il contenuto allucinatorio, però hanno visivamente l'impressione di poterci interagire. Infatti, questo sembra essere una caratteristica importante di tutti la maggior parte degli stati allucinatori, che c'è il sentimento di l'esperienza visiva della presenza. E questa potrebbe essere addirittura una delle ragioni per le quali a livello visivo riusciamo a scambiare facilmente allucinazioni e esperienze visive veridiche. Perché appunto c'è la presenza per l'interazione. Ok. Se questo è vero, quando considerate gli episodi allucinatori con l'insight, allora l'allucinatore non... L'allucinator non è mai sprovvisto della ricchezza percettiva del contenuto dell'allucinazione. Esperisce il contenuto dell'allucinazione in maniera accurata, che è rappresentato come presente. Tuttavia lo stesso oggetto non è anche esperito come un oggetto indipendente dalla mente, cioè reale. Ultimo caso, più importante, credo, il caso della derealizzazione. Ora, su questo caso ci sarebbe tantissimo da dire proprio perché è stato detto poco, sia nella letteratura psicopatologica che in quella di neuroscienze cognitive. Trovate le descrizioni più fedeli nel manuale, appunto, nel DSM-5, manuale dei disordini mentali. Ora, i soggetti con derealizzazione sembrano fare qualcosa di complementare ai soggetti stereociechi, cioè sembra che non riescano ad attribuire, e qui Adriano si vede bene rispetto alla discriminazione che mi hai chiesto, quanto si tratti di sentimenti e di esperienze, non di giudizi. Cioè questi soggetti non riescono ad ascrivere, o riescono a farlo parzialmente, ad ascrivere l'indipendenza dalla mente agli oggetti, cioè tutto gli sembra finto, gli sembra qualcosa di proiettato nella loro mente, non gli sembra un mondo esterno. Esatto, si sentono, e questo è un report molto
molto gettonata letteratura, sentono o hanno esperienza di un'immersione in un ambiente che è un ambiente falso, falso nel senso di non reale, non indipendente, qualcosa che non riescono a collocare nel mondo esterno. E infatti questo viene chiamato spesso reality disorder o feeling of a reality. Tuttavia, se guardate molti dei report, essi sembrano avere un'esperienza visiva intatta del mondo esterno. Prima cosa, il loro sistema visivo non sembra danneggiato. La loro esperienza visiva neanche sembra danneggiata, cioè se gli chiedete di descrivere gli oggetti e anche rispetto alla visione per l'azione, come possono interagirci, come sembra la tridimensionalità, eccetera, eccetera, sembra appunto funzionare. Ora, ultima cosa molto importante riguardo questo caso, quando andate a leggere i report, si usano espressioni come onirico o pittorico nel loro caso. Questa cosa però, se guardate bene alle evidenze, soprattutto ai report nel DSM, non si riferisce al contenuto dell'esperienza visiva, ma si riferisce alle loro sensazioni, cioè quando loro dicono che il mondo esterno sembra pittorico o nel sogno, in realtà hanno un'impressione emotiva che ciò che è fuori non sia reale, non di esperienza visiva. E questa secondo me è una cosa che filosoficamente va precisata nel DSM. Tant'è vero che se ci pensate, se la loro esperienza fosse davvero come quella di un sogno, mi sembrerebbe reale, perché nel sogno l'esperienza ti sembra reale. Qui sarebbe paradossale. Come fa qualcosa che per definizione deve sembrarti reale a non sembrarti reale, no? Nell'ambiente circostante non onirico. Anche di questa cosa si può parlare nel Q&A, ma vi ho dato un po' l'idea. Ora, se questo è vero, allora loro possono scrivere la presenza per interazione tranquillamente, non hanno problemi, non hanno lesioni corticali, non hanno lesioni, problemi oculari, eccetera, eccetera. Il problema si colloca a un livello più alto, a livello dell'esperienza complessiva, globale, descrizione di realtà, agli oggetti dell'esperienza visiva. Allora, se questo è vero, i soggetti con la affetti da derealizzazione possono scrivere la presenza per l'interazione, però purtroppo non riescono, a seguito di problemi di più alto livello, ad scrivere la realtà a livello di esperienza complessiva. Allora, se rispettivamente i tre casi vi hanno convinto, ho difeso sia la tesi della realtà senza presenza sia la tesi della presenza senza realtà. La conclusione qual è? Beh, è che chiaramente nell'esperienza quotidiana presenza e realtà sembrano agganciate. Sembrano così tanto due aspetti della stessa medaglia rappresentazionale che l'intuizione comune è che siano o la stessa cosa o marcino di pari passo. Se invece ho ragione, ogni volta che percepite un oggetto, di principio, che sia un'esperienza veridica o no, potete ascrivere sia la presenza che la realtà, oppure una di esse senza l'altra. Ok? E questo credo sia un aspetto molto importante a livello epistemologico. Un minuto per le implicazioni e dopodiché si passa al Q&A. Ci sono implicazioni specifiche. Pensate alle allucinazioni. Di cosa stiamo parlando? Cioè, in molti stati allucinatori, come la costruiamo la tassonomia? Sull'esperienza di realtà o su quella di presenza? Perché finora non c'era questa distinzione. Sogni. Qual è il rapporto tra l'esperienza di azione e l'esperienza complessiva di un sogno? Cos'è che possiamo esperire e cosa no? Percezione spaziale. Come si comporta rispetto alla distinzione di realtà e presenza? Complessivamente, non solo il vista space. Cioè, qual è la natura di queste due attribuzioni? Percezione pittorica e percezione ordinaria. Non attribuiamo la presenza o non attribuiamo la realtà allo spazio pittorico? Dobbiamo ripensare i termini che usiamo. Cecità. Cos'è che non potete vedere? Cos'è che il vostro sistema visivo non può ascrivere agli oggetti esterni? Quando siete ciechi rispetto a un aspetto del mondo esterno, rispetto a cosa siete ciechi? E poi implicazioni generiche. Realtà virtuali. Siamo convinti che costruire tecnologie che aumentano la risoluzione, implementano l'interazione, sia sufficiente per dare l'esperienza di realtà? Probabilmente è una presenza virtuale, più che una realtà virtuale. Scienze della visione. Quali sono i correlati neurali di queste cose? E i correlati neurali della stereopsi veramente correlano con la realtà o solo con la presenza? Epistemologi. Che cos'è questa benedetta scrizione di realtà? Siamo veramente convinti che la storia che abbiamo è la più convincente?
E infine psichiatria, psicopatologia, si può costruire una tassonomia di diversi disordini rispetto a queste due nozioni, no? E infine filosofia della percezione. Quali sono i contenuti della visione? La visione scrive la realtà o scrive solo la presenza e la realtà è qualcosa di più alto rispetto alla pura percezione? Credo questo sia tutto, almeno per il momento.